Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Di Silvio Berlusconi nel trentennale della discesa in campo, in queste ore sono stati celebrati i meriti politici. Primo fra tutti quello di aver reso possibile la nascita del centrodestra oggi vincente. Più controverso è il bilancio dei 30 anni in cui il centrodestra creato da Berlusconi si è alternato con il centrosinistra nelle responsabilità di governo, talvolta condividendole. Ha scritto Federico Fubini che malgrado le migliaia di imprese dinamiche e i milioni di professionisti eccellenti, in questi 30 anni l'Italia ha conosciuto un inesorabile declino economico, scivolando dallo status di paese avanzato al rango di un paese a reddito medio. Le cifre sono eloquenti. Fra il 1995 e il 2023 la quota dell'economia italiana nell'ambito dell'Unione Europea è diminuita del 26%. Nel 1992 il reddito medio per abitante negli Stati Uniti era di appena il 9% sopra quello dell'Italia, ora è più del doppio, $76.000 contro $34.000. Sono crollati gli investimenti esteri in Italia e quelli dell'Italia all'estero. Importiamo meno capitali produttivi, meno conoscenze e competenza dei processi e delle tecnologie, meno innovazione. La produttività non cresce. Per produrre un bullone oggi occorre esattamente lo stesso sforzo in termini di lavoro e di capitale che serviva nel 1995. Tra tutti i paesi OCSE, il nostro è l'unico in cui i salari reali sono inferiori a quelli di 30 anni fa. In compenso sono aumentate le disuguaglianze tra i redditi e tra le ricchezze e l'occupazione regge solo perché dilaga il part-time. La classe dirigente del trentennio, ciascuno per la parte di responsabilità che gli compete, forse dovrebbe delle spiegazioni. Allora siamo in chiusura, grazie.